Il ritiro da Ballando con le Stelle. Come tutti ben sanno, Albano Carrisi si è ritirato da Ballando con le Stelle dopo solo 3 puntate. Il maestro salentino si è giustificato dicendo che è per il bene della sua compagna d'avventura che si è infortunata. Ma in molti hanno sospettato che fosse una strategia per lasciare lo studio in vista di una sua tournée. Sulla sua partecipazione allo show condotto da Milly Carlucci, il 78enne ha rivelato di non aver ricevuto particolari critiche da parte dei suoi fan. "Nessuno mi ha detto niente. Si fidano di quello che faccio. Altrimenti qualcosa la direbbero." E sulla fatica fisica che avrebbe potuto colpirlo ammette di essere votato al sacrificio. "Sono un contadino. Mi sono sempre dato da fare e lo sforzo non mi spaventa. L'età è quella che sta nel cervello", ha chiosato l'artista di Cellino San Marco. Il maestro si sente già sposato con Loredana Lecciso. Mentre, parlando della sua relazione sentimentale con la compagna Loredana Lecciso, Albano Carrisi ha detto apertamente: "Siamo mentalmente sposati. È già mia moglie." Affermazioni molto forti. Cosa ne penserà l'ex coniuge Romina Power, che qualche settimana fa nel corso di un'intervista a Verissimo ha parlato del suo rapporto con il maestro di Cellino San Marco e di sua madre Linda? Albano e il Festival di Sanremo 2022. Nel corso della chiacchierata col giornalista, il maestro Carrisi ha anche fatto una riflessione su una sua possibile partecipazione alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2022, che dovrebbe andare in onda dall'1 al 5 febbraio nella cittadina ligure. A tal proposito Albano ha dichiarato: "Non ci ho ancora fatto un pensierino. Ma non è detto. A Sanremo ho partecipato 18 volte. Non sono poche, eh? Per il 2022 non ho ancora fatto progetti. Intanto penso a ballare."